Tra pochi giorni si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari. Inauguriamo un breve ciclo di interviste per aiutarci a maturare una scelta consapevole su questa importante questione insieme con dei protagonisti del dibattito su questo argomento. Siamo con Luciano Violante, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Le chiedo subito, dire no a questa riforma non corre il rischio di deresponsabilizzare definitivamente la nostra classe politica di fronte a un'esigenza di cambiamento del nostro sistema istituzionale? Ma guardi, quando c'è una norma costituzionale in gioco, si vota su quella, punto e basta. Tutto il resto conta poco, non conta, perché ho sentito parlare di populismo, antipopulismo, votare per 5 Stelle, votare contro 5 Stelle, votare per il governo, votare contro il governo. Sono tutte chiacchiere. Il punto di fondo è che si vota su una norma costituzionale. E bisogna decidere se quella proposta che si fa è giusta o sbagliata, aiuta o non aiuta. Dal punto di vista dei cittadini democratici, se aiuta la democrazia oppure no. Di questo si tratta. La mia opinione è che non la aiuti perché, non tanto per la Camera, l'elezione a 400 dei deputati può funzionare, il Senato già oggi fa molta fatica con 315 senatori a tenere il passo della Camera. Domani con 200 sarà pressoché impossibile. E quindi occorrono riforme, però non si sa bene quali, perché il PD ne ha annunciate alcune, ma progetti di legge non ne ho visti finora. E poi non basta un progetto, ci vuole anche l'impegno a sostenerlo. Alcuni parlano di monocameralismo, altri dicono non se ne fa niente, altri ancora parlano di bicameralismo corretto. Insomma, devo dirvi, quello che è certo è che si vota sulla riduzione del numero dei parlamentari. Se mi permette, non sul taglio dei parlamentari, non vengono tagliati i parlamentari, è ridotto il numero dei parlamentari, su quello e basta. Lo dicevo, quindi, il problema è di vedere solo che se la riduzione del numero dei parlamentari è funzionale o no a un'efficienza del Parlamento. Oggi abbiamo una drammatica inefficienza del sistema di decisione del sistema politico italiano e il Parlamento è un pezzo del sistema di decisione. Allora, se si paralizza, si blocca, si rende meno efficace l'azione parlamentare, è chiaro che paga tutto quanto il sistema decisionale. Questa è la ragione per cui io dico no. Se si fossero affiancate alla riduzione del numero parlamentare altre riforme, tipo quello per esempio per far funzionare meglio il bicameralismo attraverso il superamento di quello paritario, io sarei stato totalmente d'accordo. Però non si può essere d'accordo quando si toglie un pezzo all'edificio costituzionale con il rischio che crolli tutto. Presidente, lei ha già accennato per sommi capi quale potrebbe essere il futuro di un cammino di riforme. Non le chiedo naturalmente di elencarmelo per intero, le chiedo però da dove potrebbe partire un nuovo cammino per riformare il nostro sistema istituzionale. Ma guardi, innanzitutto io credo che io ho votato sì al referendum Renzi, diciamo così, no? La lezione che si apprende da quella sconfitta è che bisogna nelle riforme costituzionali fare il minimo indispensabile, non il massimo possibile. Quindi io parto, ci vuole una proposta che riguardi la sfiducia costruttiva, il fatto che quando si fa cadere un governo bisogna scrivere chi è il capo del successivo governo. Altrimenti diventa una specie di sport quello di buttare giù un governo e poi si vede che succede dopo, no? Naturalmente. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, il superamento del bicameralismo paritario, facendo votare, a mio avviso, a Camere riunite la fiducia o la sfiducia al governo, le leggi costituzionali, i trattati internazionali, la legge di bilancio, e invece fare in modo che il voto finale su tutte le altre leggi va alla Camera, e invece il Senato può richiamare le leggi proponendo correzioni sulle quali decide alla fine la Camera. E il Senato, inoltre, a mio avviso, dovrebbe essere la sede del rapporto tra Stato e Regioni. Questo detto sinteticamente, questi sono i passi che andrebbero fatti. Però occorre una visione strategica. Occorre pensare non soltanto all'oggi, pensare al domani e al dopodomani. Altrimenti le riforme non si fanno e il Paese è fortemente penalizzato. Grazie mille. E buon lavoro.